Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi in un ulteriore video. Bene, è moltissimo tempo che stiamo dicendo nei nostri video che presto o tardi avremmo fatto un ulteriore video che riguarda il tema del rapimento della Chiesa pre-tribolazionale, ovvero prima della grande tribolazione. Diciamo che questo è un video in parte completamente improvvisato, tra virgolette possiamo dire, perché la prima parte di questo video sì, sarà improvvisata, però abbiamo già parlato di quello che andremo a trattare, diciamo, nella prima parte. Allora l'ascoltatore si domanderà perché lo ripresentate. Bene, è molto semplice. Siccome nel video dove abbiamo trattato questa parte non si è parlato solo di questo, ma si è parlato di molto altro, pertanto il video dura molto tempo. E in queste, non mi ricordo quanto tempo dura quel video, forse 2 ore, forse di più, non me lo ricordo. E in tutto questo tempo, a un certo punto viene ritagliato uno spazio per appunto apportare quello che andremo a trattare nella prima parte. Quindi, in un certo senso, sarà una ripetizione, a meno che strada facendo lo Spirito Santo non ci illumina e ci fa dire cose nuove. Gloria a Dio. Mentre invece diciamo, la parte finale, possiamo dire, andremo a parlare di alcune cose che non abbiamo mai detto, mai, mai le abbiamo dette. Quindi andremo a parlare di queste cose nella, diciamo, non possiamo dire la seconda parte, piuttosto la parte finale. Pertanto sarà un video molto, molto interessante a chi, insomma, piace scavare nelle profondità della parola di Dio. Quindi andremo ulteriormente, per l'ennesima volta, a dimostrare che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione e che dire che la Chiesa passerà per la grande tribolazione è qualcosa di veramente, scusate la parola forte, satanico. Perché si va a toccare proprio il fondamento della parola di Dio? Noi possiamo avere sì idee diverse e andare d'accordo, ma quando le idee diverse non toccano il fondamento. Quando andiamo a toccare il fondamento della parola di Dio, no, mi dispiace, non ci può essere comunione. Per carità, amiamo tutti, facciamo del bene a tutti, se il nostro nemico ha fame gli diamo da mangiare, tutto quello che ti pare, ma la comunione no. Un conto è l'amore, un conto è la comunione. Mi raccomando, non facciamo confusione con i termini. Certamente, se io vedo un satanista che si sta morendo di fame nella strada o si è fatto male, lo prendo e lo porto all'ospedale. O se ha fame gli do da mangiare, ma la comunione no. È un'altra cosa. La comunione spirituale no. Ma per carità, assolutamente. Anzi, la parola di Dio è chiara in questo. Benissimo. Bene, bando alle ciarle e vogliamo subito passare, diciamo, a trattare questo oggetto, questo argomento. Quindi vi vogliamo portare con noi a navigare come facciamo sempre, quindi navigazione virtuale. Allora, come al solito non mi ero preparato, ti pareva. Ok. Allora, aspettate che prima voglio fare una cosa. Me l'ha caricato, grazie a Dio. Benissimo, allora in questo momento voi vedete quello che noi vediamo. Benissimo. Allora, andiamo ad aprire la Bibbia. Qui ci sono alcune immagini che mi sono scaricate per il video. Qui andiamo a chiudere. Quindi in questo momento state vedendo quello che noi vediamo. Benissimo. Allora, lo vado a fare un po' più, diciamo, più decente. Questo
questo lo metto qua così, ma sì, ci farà da sfondo, vai. Abbiate pazienza perché non mi sono preparato prima. Ok, allora andiamo a prendere seconda Tessalonicesi 2, eccolo qua, questa è seconda Tessalonicesi 2. Quindi noi andremo a trattare il famoso passo di seconda Tessalonicesi 2. Bene, vogliamo subito iniziare. Benissimo, vediamo un pochino come va di preparato qui in questo... In questo capitolo non abbiamo nulla, gloria a Dio, quindi navigheremo a vista e tutto quello che leggeremo, diremo e faremo, lo leggeremo, lo diremo e lo faremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Signore, guida la tua parola, Padre, gloria al tuo nome. Amen. Che la verità, Signore, sia proclamata al mondo intero. Apro parentesi, ci sono delle persone che ormai proprio non sanno più quello che dicono, e questo succede spesso anche nel cristianesimo, no? Sapete che adesso fare video, no? Secondo alcuni non è evangelizzare, cioè evangelizzare è solamente uscire fuori nella strada, quello è evangelizzare. Chi fa video, secondo alcuni, e anche secondo alcuni cristiani, devo dire, non è evangelizzare. Pensate dove siamo arrivati. Cioè, in pratica, questo non è evangelizzare. Incredibile. O alcuni pensano che quello che conta è evangelizzare i drogati e basta. Sì, evangelizzare i drogati è importantissimo. Domanda, ma i drogati non stanno anche in rete? O stanno solo in mezzo alla strada e poi bisogna vedere dove? Altra domanda, dobbiamo evangelizzare i drogati? Certo che dobbiamo evangelizzare i drogati, ma perché poi dobbiamo tralasciare anche chi non è drogato? Come dire, un'anima vale più dell'altra. Guardate, in questi giorni mi sta capitando di tutto, e purtroppo questo io ve lo posso dire perché è da bambino che sono nella chiesa, ne ho sentite di cotte e di crude. Si fa confusione tra i vari ministeri, tra pastore, tra evangelista. Ci sono persone che hanno un ministero piuttosto che di un altro, e quindi fanno più quello che si addice al proprio ministero piuttosto che altre cose. Questo non significa che tutti evangelizziamo, ma non tutti abbiamo il ministero evangelistico, e poi abbiamo compiti diversi, perché ben disse il fratello Pietro: noi pensiamo molto a quelli di fuori e facciamo bene perché è un comandamento di Dio, ma poi quando entrano nelle nostre file, chi li cura? Ecco il compito del pastore e degli anziani, e anche tuo, nel tuo piccolo, fai quello che puoi. Quando arriva un fratello in chiesa, fagli un bel sorriso, che Dio ti benedica, e stai lavorando per il Signore, poi Dio aggiungerà. Occhio a queste cose. Oggi c'è una grande confusione, anche nelle nostre stesse file, in mezzo ai fratelli di sana dottrina. Non si capisce più la differenza che c'è tra un ministero e un altro. Io mi alzo la mattina alle 5.30, alle 5.40 e vado al lavoro. Io, Alessio Evangelista, vado a lavorare, torno a volte anche la sera, dipende. Alle 7, alle 8, dipende, perché poi vado in giro e quando torno la famiglia, la chiesa, i fratelli, perché il Signore mi ha detto di badare a questa chiesa. E poi, se avanza del tempo, ben venga anche l'evangelizzazione, ma non tutti abbiamo lo stesso ministero e ci sono delle priorità. La priorità del pastore è quella di badare al proprio gregge. E con questo non sto escludendo anche l'evangelizzazione, ma ci sono priorità e ministeri diversi. Cerchiamo di aprire la mente, perché c'è una Babilonia in mezzo a quelli di sana dottrina che non si capisce. Come dire che l'evangelista è più del pastore? Così come è una follia dire, abbiamo fatto il video, che l'apostolo è più degli altri, allo stesso tempo è una follia dire che un ministero è più dell'altro.
Nella Chiesa di Gesù Cristo non c'è gerarchia, ci sono solo responsabilità. Nessuno è più grande dell'altro. Io ve lo dico con amore, ma con molta franchezza. Levatevi questa robaccia, questa dottrina satanica dalla testa. Consiglio che vi do, poi fate voi. Scusate la franchezza, ma in questi giorni, proprio adesso, è fresca fresca, mi sono state rammemorate queste cose che praticamente ci sono cresciuto. Non ho parole. Si è persa la testa. Quindi fare video non è evangelizzare. O chi evangelizza in mezzo alla strada vale più di chi fa video. Ma dove c'è? Scusate, ma chi dice queste cose? Se tu dici queste cose, sai che c'è del bello? Tu che dici queste cose, sai che c'è del bello? Niente. Te lo dico proprio chiaro. Bando alle ciarle, adesso veramente torno al video. Ve lo volevo dire, se lo volete accettare, se no fate come vi pare. Allora, io qui c'ho anche il mio cartaceo, gloria a Dio, che mi trovo tanto bene col mio cartaceo. Adesso, sapete, a me non piace il monitor. Però che devo fare? D'altronde noi cristiani mostriamo la Bibbia. Allora, a proposito di quelli che vanno sfornando profezie, no? Tipo quelli che parlano delle profezie, che ne so, di Nostradamus. Mostrate gli scritti. Allora, sapete la storia, dice lei, ma quando inizia sto video? Vabbè, c'hai ragione pure tu, però penso sia importante. Appunto, è improvvisato, è tutto improvvisato. C'è stato io di questo ne ho parlato, credo, nel video tantissimi anni fa, quando feci la guerra sull'Iran, ma quello ancora prima, all'ultimo, tanti anni fa, non so se ne ho parlato lì. Comunque, ne ho parlato. Praticamente negli Stati Uniti, in una famosa trasmissione, hanno intervistato un mago, uno di sti sfasati, insomma. E questo qua, diciamo, pubblicizzava Nostradamus e una sua pseudoprofezia sulla caduta delle Torri Gemelle. Allora c'era qualcuno che lo stava aspettando in castagna, un fratello nostro che c'era andato apposta e aspettava. Intanto questo mago parlava di Nostradamus, diceva: perché Nostradamus ha profetizzato la caduta delle Torri Gemelle di qua, di là, bla 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 bla. A un certo punto tocca al pubblico intervenire, ovvero viene invitato il pubblico a intervenire se qualcuno voleva fare qualche domanda, eccetera, eccetera, eccetera. E questo qui, che era ed è ancora oggi comunque costui, questo nostro fratello, è intervenuto e gli ha detto, l'ha chiamato per nome, ma io non me lo ricordo il nome, l'ha chiamato per nome e gli ha detto: senta, ma lei che diciamo sta così pubblicizzando questa, diciamo, pseudo profezia di Nostradamus sulle Torri Gemelle, dice, ma a me non risulta che Nostradamus abbia mai profetizzato una cosa del genere. Mi può dire esattamente dove si trova questa profezia? Premetto che c'erano tutti i riflettori puntati, era una diretta, e quindi c'erano non so quanti telespettatori a guardare appunto questa trasmissione. Al che, come è classico degli apostati, non solo quelli cristiani, ma anche gli apostati che non appartengono, diciamo, al cristianesimo, è classico che quando tu li tocchi, laddove gli fa male, si adirano. Questo è un classico. E questo qui infatti si adirò e disse: come ti permetti di qua e di là, insomma, bla 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 bla. Certo, come te lo posso far vedere che io mica sono venuto qui col libro di Nostradamus? Ecco qui la differenza tra loro e noi. Noi invece sì che ci andiamo in giro con la Bibbia, ma questa è un'altra storia. Al che questo predicatore, che essendo un figliolo di Dio ha lo Spirito Santo, e chi ha lo Spirito Santo è intelligente, gli dice: ma non c'è problema, l'ho portato io il libro di Nostradamus, eccolo qua.
Ora te lo porto e tu mi trovi la profezia. Ragazzi miei, vi potete immaginare quello che è successo? Questo praticamente non era in grado di trovare questa profezia perché non esiste, e ha cominciato a inveire, a non lo so che gli ha detto, insomma, fatalità, e come diciamo a Roma, è andato tutto un caciara. E questo è successo davanti a milioni di persone. Benissimo, va bene. Dice Alessio, è ora che cominci il video trattando l'oggetto che devi trattare. E hai ragione anche tu. Ok, adesso basta, mo non apro più parentesi, dai. Allora, seconda Tessalonicesi, capitolo 2. Praticamente, quelli che non stanno aspettando Cristo, quelli che non stanno aspettando Cristo, ma stanno aspettando l'anticristo, perché passeranno la grande tribolazione, e dicono che noi passeremo la grande tribolazione, che è tutta una barzelletta, e ci dicono la parola di Dio sa che nessuno sa il giorno e l'ora. Ora però noi invece, cristiani, sappiamo il giorno e l'ora del ritorno di Cristo. Quello che non sappiamo è il giorno e l'ora del rapimento della Chiesa. Ma il giorno e l'ora del ritorno di Cristo lo sappiamo, perché sappiamo che verrà la fine della grande tribolazione, vedremo i segni di questo, vedremo la battaglia di Armageddon, vedremo tutti quanti i morti, sapremo che sono passati 7 anni dall'inizio della grande tribolazione, che si inizia a concretizzare con l'avvento dell'anticristo, e quindi passeranno 7 anni. Tutte queste cose noi le quelli che si troveranno nella grande tribolazione le sapranno, vedranno poi i segni di questo. Quando voi vedrete queste cose, allora fuggite, fate, lì sta parlando agli ebrei, e quindi è tutta una contraddizione la loro ideologia, perché possiamo chiamarla così, qui di parola di Dio non c'è un bel niente. Costoro presentano Seconda Tessalonicesi in maniera completamente decontestualizzata, dicendo appunto che prima bisogna che appaia l'uomo del peccato, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo. Ora c'è un problema, che quando loro presentano Seconda Tessalonicesi non lo presentano mai in maniera unanime, ovvero ti presentano il verso e si fermano lì. Ma, come sempre abbiamo detto, un verso fuori dal contesto altro non è che un mero pretesto, ragion per cui una corretta ermeneutica vuole, scusate questo termine, ma si tratta di lavorare correttamente con i sacri testi, vuole che il capitolo venga preso in considerazione tutto quanto, e il tutto alla luce dell'unità della parola di Dio, che ricordiamo che è la somma della parola che è verità, e non verso fuori dal contesto. Questo lo troviamo scritto nel Salmo 119, verso credo 160. Quindi non lo leggeremo tutto quanto per poi commentarlo, perché ci porta via più tempo. Iniziamo. Or noi vi preghiamo, fratelli, riguardo all'avvenimento del Signor nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui. Quindi sta parlando del nostro adunamento con Lui. Adunamento, cioè che lo andiamo a incontrare. Ok. E noi sappiamo che se prima Corinti, capitolo 15, a un certo punto ci porta ulteriori delucidazioni in merito e ci dice che noi saremo trasformati in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba, che non è la tromba dell'angelo dell'Apocalisse, perché prima Tessalonicesi, capitolo che è 4, no? Ce l'ho qui nella mia Bibbia. Sì, capitolo 4 ci dice che a suonare la tromba sarà appunto Cristo e non un angelo. Quindi non può esserci il rapimento della Chiesa con la tromba dell'ultimo angelo. Benissimo. E quindi ci dice che noi saremo trasformati in un momento e come dire,
e lo andremo a incontrare. Lo voglio andare un attimino a prendere, Prima Corinti. Vado qui direttamente nella mia Bibbia, quando parla appunto esatto di questo, ne abbiamo già parlato. Verso 51 dice: ecco, io vi dico un misterio, non già tutti moriremo o morremmo, ma ben tutti saremo mutati in un momento, sì, in un batter d'occhio, al suonar dell'ultima tromba. Perciò che la tromba suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Quindi, quando dice i morti risusciteranno incorruttibili, sta parlando dei morti, di questo già ne abbiamo parlato sulle sei risurrezioni, ok? E quindi anche i morti che sono morti 2000 anni fa o 1000 anni fa, che ormai la loro polvere chissà dove sta, quelli in un batter d'occhio risusciteranno, andranno a incontrare il Signore. Mi dici come quelli del mondo vedranno tutto questo? Tu che dici non c'è rapimento segreto. Ah sì, certo, la gente vedrà. I morti che risuscitano in un batter d'occhio, vanno a incontrare il Signore, morti migliaia di anni fa, che sono decine, centinaia di milioni, tutto questo lo vedranno. Ma guarda un po' Teo, che fantasia che ci avete. Quindi il nostro adunamento con Lui, non siate tosto smossi dalla mente, né turbati in spirito, né per parola, né per epistola, come da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo soprastia vicino. Ok. Quindi l'Apostolo Paolo 2000 anni fa gli dice questo. Non è che glielo sta dicendo oggi. E quando noi leggiamo una cosa della parola di Dio, dobbiamo prendere in considerazione tutto quanto il contesto biblico. Non è che lo possiamo escludere, perché qui parla di un segno. Ma da quando in quando il rapimento della Chiesa è sottoposto solo a un segno? Se tu leggi tutta la Bibbia, tipo Matteo 24, ci dice che negli ultimi tempi vi saranno segni, guerre, terremoti, le genti le une con le altre, Israele che doveva, gli ebrei che dovevano tornare nella loro terra, appunto Israele, che la violenza doveva dilagare, che si doveva cominciare a manifestare l'ecumenismo, che Israele sarebbe durato 2 giorni, questo è scritto in Osea 6, e al terzo giorno, che è il millennio, perché 2 giorni per il Signore sono 1000 anni, 1000 anni sono 1 giorno, questo è scritto in Pietro, quindi la non conversione degli ebrei, la inconversione degli ebrei sarebbe durata 2 giorni, 2000 anni, e guarda caso, dopo 2000 anni gli ebrei sono tornati nella loro terra, sono passati circa 2000 anni, circa 2 giorni, e adesso si sta per manifestare questo regno dell'anticristo, la Chiesa sta per essere tolta, e allora gli ebrei inizieranno a convertirsi, appunto, vedi 144.000 in Apocalisse capitolo 7. Insomma, di segni noi abbiamo fatto un video intitolato Terza Guerra Mondiale, dove parliamo di almeno 40 segni. Non è solamente un segno. E tutti questi segni si devono concretizzare, si sono tutti concretizzati, amici miei. Manca il rapimento della Chiesa. E qui ti porta un segno. Nessuno vi inganni per alcuna maniera, perciò che quel giorno non verrà che prima non sia venuta l'apostasia. E qui a noi ci viene da ridere. Per quello che dicono gli apostati, non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figliuolo della perdizione, l'avversario che si innalza sopra chiunque chiamato Dio o divinità, che siede nel tempio di Dio come Dio, mostrando se stesso, dicendo che egli è Dio. Benissimo. Allora, loro dicono che questo verso si riferisce
in maniera circoscritta, tassativa, unilaterale, possiamo dire, circoscritta via all'anticristo che si deve manifestare. Okay. Niente di più falso. Niente di più falso. Che questo verso rappresenta anche l'operato dell'anticristo uomo, nessuno lo mette in dubbio. Ma non è da circoscriversi a quello. Infatti, se tu vai, io mo non me lo ricordo, sta in prima Giovanni capitolo 2. Prima Giovanni capitolo 2, mi ricordo se dal verso 18. Sì, verso 18. Fanciulli, egli è l'ultimo tempo. Come avete inteso che l'anticristo verrà, quindi non c'è. Sulla terra c'è adesso l'anticristo? Dice no, quindi deve venire. Benissimo. Ma, poi dice, non lo dice ma, è inteso, ma, qui ci mettiamo un ma. Fin da ora vi sono molti anticristi. Quindi l'anticristo deve venire, ma fin da ora ci sono molti anticristi. Infatti in questo momento c'è lo spirito dell'anticristo. Ma come Cristo si è incarnato, perché anche lo spirito di Cristo è sempre stato sulla terra, ma a un certo punto si è incarnato, ovvero ha sfuggito questo. Allo stesso modo il mistero della impietà, che imita il mistero della pietà, così come il mistero della pietà si è incarnato, così il mistero dell'impietà si incarnerà per imitare le cose di Dio, prenderà forma umana e si manifesterà al mondo come uno pseudo Cristo, ma sarà l'anticristo. Quindi possiamo dire che fin da ora ci sono molti anticristi, perché c'è lo spirito dell'anticristo e quindi conosciamo che siamo nell'ultimo tempo. Allo stesso modo fa l'apostasia. L'apostasia, qui non dice che non sia avvenuta l'apostasia, ma dice che non sia avvenuta l'apostasia e congiunzione. Questa congiunzione ce la levano sempre. E non sia manifestato l'uomo del peccato. Cosa comporta l'apostasia? Qui c'è la virgola, ma nell'originale non c'è. Cosa comporta l'apostasia? L'apostasia comporta la manifestazione dell'uomo del peccato. Cos'è apostatare? Negare Dio, negare la dottrina di Dio e remargli contro. Il figliol della perdizione è l'avversario che si innalza sopra chiunque chiamato Dio, divinità di Dio, siede sul trono di Dio mostrando se stesso dicendo che egli è Dio. Cosa dicono gli apostoli? Io decreto, io ordino, io legifero che la cosa avvenga e questa avviene. Io. Cosa dice Cash Luna? Cosa dice Cash Luna? Noi siamo Dio. Noi siamo Dio. Dice Cash Luna, un apostata. Che sta così con Guillermo Maldonado, che ne abbiamo già parlato. Cosa dice l'apostasia? Che noi siamo Dio. Molti lo dicono apertamente, altri lo dicono subdolamente. Mostrano se stessi e portano se stessi dicendo che loro sono Dio in terra. Questo fa l'apostasia. Sì, si può dire che oggi non sta succedendo questo, abbiamo portato pure i nomi, Cash Luna, gli apostati, e adesso loro hanno una nuova rivelazione, e quindi non vale più, secondo questi apostoli, quello che dice la lettera scritta, gloria alla parola di Dio, ma quello che conta è quello che dice lo spirito della rivelazione. Anche se va contro questa lettera, loro hanno lo spirito della rivelazione, loro hanno sogni e dicono quello che dice la parola di Dio in virtù non di quello che è scritto, ma in virtù di quello che sognano, in virtù di quello che profetizzano. Loro hanno preso il posto di Dio. Questo lo fa l'apostasia. Oggi sta succedendo questo e nessuno lo può negare. Vi abbiamo mostrato una infinità di video, possiamo dire, concedeteci questo termine, infinità,
L'apostasia comporta la manifestazione dell'uomo del peccato e l'uomo del peccato dice di essere Dio, dice di essere un Dio. Questa gente quando fa le loro conferenze ordinano gli angeli, questa roba viene dalla Kabbalah. In questi giorni c'è stato in Israele una festa, ma non mi ricordo il nome, in ebraico, dove accendono tutti i fuochi. Questa festa è completamente collegata con la Kabbalah, correlata, collegata con la Kabbalah, e sono feste altamente esoteriche, sataniche. La Bibbia dice e chiama Israele una città come Sodoma e Egitto, dove c'è tanta promiscuità sessuale, e dove c'è Egitto sta per santeria, esoterismo. Egitto insieme a Babilonia sono state le due nazioni più esoteriche del pianeta da sempre. Babilonia la Grande attinge a queste due città o nazioni, Egitto, Babilonia. Quindi, fratelli miei, l'apostasia comporta questo: l'avversario che si innalza sopra chiunque chiamato Dio, divinità, che siede nel Tempio come Dio, mostrando se stesso, dicendo che egli è Dio. Quanti cristiani stanno, pseudo cristiani, stanno dicendo che loro sono Dio. Predicano quello che loro dicono. Questa è l'apostasia. E questo è stato il lavoro dell'agnosi o dello gnosticismo, che molti giustamente puntano i riflettori sulla massoneria, e fanno bene, perché la massoneria è il grande male del mondo. Ma attenzione, andiamo poi oltre. Una volta individuata la massoneria, dobbiamo andare alla radice della massoneria. La radice della massoneria è l'agnosi. Il massone, fino ai gradi più alti, è gnostico. Fino ai gradi più alti. Poi entra nel vero scopo della massoneria, che è quello di portarti dalla gnosi al luciferismo. Cos'è il luciferismo? Il luciferismo si chiama luciferismo, giusto? Perché Satana si chiama Lucifero. No, Satana non si chiama Lucifero, si chiama Satana. Ma la religione si chiama luciferismo, perché il luciferismo è l'adorazione di Satana. Satana non si chiama Lucifero, si chiama Satana. Ma la religione si chiama luciferismo. Quindi i gradi più alti della massoneria, poi dalla gnosi, dallo gnosticismo, ti portano al luciferismo. Queste cose noi le abbiamo capite per la grazia di Dio, per l'illuminazione dello Spirito Santo che ci ha otorgato. Non pensiamo che l'abbia fatto solo con noi, quindi siamo consci del fatto che chissà quanti altri l'hanno capito. Però intanto noi divulghiamo nel nostro piccolo, in questo piccolo canale, quello che possiamo, no? Come dicono alcuni, voi non evangelizzate. No, noi non evangelizziamo. Infatti facciamo video de pizze e de come fa una carbonara. Intelligente. Intelligente. Salute. Complimenti. Proprio un cervello che una gallina confronto a voi. E come paragonava? Beh, lasciamo sta. Allora. Non vi ricordate voi che essendo ancora fra voi io vi dicevo queste cose? E ora voi sapete ciò che lo ritiene. Ciò che lo ritiene. Perché ciò che lo ritiene? Perché questo qui ha una doppia valenza. Perché da una parte parla dell'apostasia degli ultimi tempi, di quello che si sta manifestando. Però, dall'altra parte, qui parla anche dell'anticristo uomo che si deve manifestare. Anche le profezie, se tu ti metti a studiare profezia biblica, tu ti accorgerai sempre, possiamo dire al 99%, che le profezie hanno doppia valenza nel tempo. Sempre, di questo ne abbiamo parlato in una infinità di video,
hanno doppia valenza. Un esempio su tutti, quando Daniele 11, Daniele 12, Daniele 11 parla dell'abominazione, parla dell'abominazione della desolazione, quella lì è circoscritta nel tempo, al 176, 170, non mi ricordo, con Antioco Epifane, quando commise quell'abominazione. Ma quella lì preannuncia anche un'altra abominazione, che è quella che commetterà l'Anticristo e che viene infatti sottolineata, profetizzata in Daniele 12, il capitolo successivo. Quindi questa qui ha una doppia valenza, parla sia dell'apostasia di oggi, previo rapimento della Chiesa, prima che inizi la grande tribolazione, ma parla anche dell'uomo del peccato che si deve manifestare, e lo abbiamo visto con questo, 1 Giovanni capitolo 2, verso 18. L'anticristo non è venuto, però fin da adesso ci sono molti anticristi, che è una contraddizione. No, amico mio, non è una contraddizione, l'abbiamo già spiegato. Se lo vuoi accettare, bene, se non lo vuoi accettare, noi non ci mettiamo a questionare con coloro che vogliono passare qui la grande tribolazione. Ovviamente denunciamo questa dottrina satanica, insegniamo ai cristiani di buona volontà e poi a loro gli diciamo buona tribolazione, che Dio te benedica, passa bene. Quindi voi sapete ciò che lo ritiene, cosa ritiene l'apparizione dell'uomo anticristo, oggi c'è lo spirito anticristo? Cos'è che lo ritiene e che deve essere tolto di mezzo? Sapete che cosa rispondono questi? Deve essere tolto di mezzo lo Spirito Santo. Ah, perché se può togliere di mezzo lo Spirito Santo, sia gloria al suo nome. Sì, lo so che voi non adorate la Trinità. Dite di essere trinitari, però. No. Perché bisogna pregare il Padre nel nome di Gesù. E chi ha parlato di preghiera? Io parlo di adorazione. Io prego il Padre nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo e adoro il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Scusami, se sono trinitario, a differenza di te che dici di esserlo ma non lo sei. E poi, sì, io prego il Padre nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo, ma se durante la giornata rivolgo una parola al Signore Gesù o allo Spirito Santo, non è che mi cade una saetta in testa, no. Perché questo vostro legalismo religioso, e non è legalismo farisaico, sta arrivando alle stelle. Quindi voi sapete ciò che lo ritiene al presente e deve essere tolto, lo Spirito Santo deve essere tolto. E che compunge di peccato i 144.000 e tutti quelli che si convertiranno durante la grande tribolazione? Chi li compunge di peccato? I legalisti del web? Quelli della predestinazione? Sono loro? Sì? Amico mio, l'unico che deve essere tolto di mezzo è la Chiesa di Gesù Cristo. E allora, quando la Chiesa di Gesù Cristo sarà tolta, sarà manifestato quell'empio, il quale il Signore distruggerà con lo spirito della sua bocca. Qui si ricollega a Apocalisse, con la seconda venuta di Cristo, quando col soffio della sua bocca distruggerà l'anticristo, e la bestia e il falso profeta ridurrà al niente per l'apparizione del suo avvenimento, del quale empio avvenimento sarà secondo l'opera di Satana, con ogni potenza, prodigi, miracoli di menzogna e con ogni inganno di iniquità in coloro che periscono, perciò che non hanno dato luogo all'amore della verità. Questo è un tema spirituale molto profondo, ma che non rientra nel presente oggetto. Per essere salvati, perciò, Dio manderà loro efficacia d'errore affinché credano alla menzogna, perché se la so cercata, perché non hanno dato luogo, se leggiamo prima, all'amore della verità, allora il Signore gli manda uno spirito, permette che uno spirito entri in loro affinché credano alla menzogna, altro che predestinazione, a ciò che siano giudicati tutti coloro che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità. Ma noi siamo obbligati di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, di ciò che Dio vi ha eletti dal principio a salute in santificazione di spirito e fede alla verità, a che Egli vi ha chiamati per il nostro
Evangelo, scritto in minuscolo, fantastico, proprio un rispetto per la parola di Dio, vabbè, all'acquisto della gloria del Signor nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che avete imparati per parola o per nostra epistola. Molto semplice. Non è stato difficile capirlo. Ok, questa è stata la prima parte, quella improvvisata. Adesso passiamo alla parte finale, che è anche questa è mezza improvvisata, perché proprio adesso mi sono messo, ma poco tempo, qualche minuto, e mi sono fatto una scaletta da cui attingere. Benissimo. Allora, in questa scaletta che mi sono fatto, gloria a Dio, vi vorrei far notare alcune cose molto importanti. Allora, questo lo metto qua, che mi piace di più. Allora, se io vado in Deuteronomio 4, verso 30 e 31, seguite bene, cari amici, fratelli in ascolto, questo è molto importante, queste cose non le abbiamo mai detto, mai dette. Allora, la parola dice, 30, Deuteronomio, capitolo 4, quando tu sarai in angoscia, sta parlando di Israele e degli ebrei, qui non sta parlando della Chiesa, quando tu sarai in angoscia per i tuoi peccati, qui sta nel contesto, non lo leggiamo per motivi di tempo, e tutte queste cose che ti saranno avvenute, se negli ultimi tempi, quando leggi la parola di Dio, poni mente, sta parlando degli ultimi tempi. Gli ultimi tempi iniziano con la discesa dello Spirito Santo, lo dice Pietro in questi ultimi tempi, riferendosi a un discorso preso in Gioele, cioè che praticamente la predicazione dell'Evangelo di Gesù Cristo inizia con escatologia, cioè con profezie che riguardano la fine dei tempi, e oggi ci sono i cristiani che non predicano la profezia biblica perché dicono che non va predicata quando i primi discepoli hanno iniziato l'insegnamento biblico evangelico con le profezie veterotestamentarie escatologiche, cioè che parlano della fine dei tempi. E noi non predichiamo questo. Ma dobbiamo predicare la santificazione, certo. Ma una verità biblica non annulla un'altra. E poi, una cosa implica l'altra, una cosa porta all'altra, e poi ci sono sermoni, ci sono insegnamenti, insomma qui si va veramente a creare un bel po' di minestrone. Noi dobbiamo portare questo insegnamento, avvertire la gente affinché si prepari. E come ci si prepara? Se non che con la fede, la santificazione, cercando Dio, pregando, dimorando, operando. Operando nel senso che servendo anche il Signore, gloria a Dio. Non è che vi ricordate la storia dei talenti? Chi ce n'aveva uno? Chi ce n'aveva uno, due, tre? Eccetera, non mi viene la storia dei talenti, chi aveva un talento, chi ce n'aveva tre, chi ce n'aveva cinque, poi il Signore gli è andato a chiedere conto di quei talenti, che ovviamente iniziano con la propria santificazione, ma anche col fare qualcosa per il Signore, annunciare l'Evangelo, come possono essere di testimonianza nel proprio posto di lavoro. Noi evangelizziamo spesso anche senza parlare. Ci sono persone che non fanno zero, l'unica cosa che fanno è pascere se stessi. Quindi altro che, se parlare degli ultimi tempi non porta poi a cercare il Signore, alla santificazione, eccetera eccetera. Qui comunque sta parlando degli ultimi tempi, e quando dice che negli ultimi tempi, che sono oggi, tutti converti, se tutti converti, se la prendiamo alla luce del contesto, uno su tutti Romani 10, Romani 11, ma non solo, Isaia ne parla che si convertiranno, qui sta profetizzando, anche se non è così chiaro, ma alla luce del contesto diventa chiaro che alla fine dei tempi loro si saranno riconvertiti. Questo, tu che sei ebreo, significa che negli ultimi tempi gli ebrei
non sarebbero stati convertiti. E quindi se alla fine dei tempi gli ebrei non sarebbero stati convertiti, significa che gli ebrei di oggi, voi oggi non siete convertiti, e quello che voi professate come verità, come giudaismo, non è la verità. Apri la mente. Non ci avevo pensato a questo, perché noi c'ho un piccolo schemino, ma la maggior parte viene poi tutto improvvisato, perché lo Spirito Santo poi apre la mente al predicatore e rivela delle cose lì per lì. Tu ti converti al Signore Dio tuo e ubbidisci alla sua voce, perciò che il Signore Dio tuo è un Dio pietoso, non ti abbandonerà, non ti distruggerà, non dimenticherà il patto con i tuoi padri. Ci sono 7 patti nella Bibbia, o alleanze, testamenti, accordi, berit in ebraico, il quale eri a loro giurato. Che ne pensate? Andiamo avanti. Come potete vedere, qui il Signore ha parlato a chi? Siamo negli ultimi tempi, lo abbiamo visto. Giusto? Eccolo qua. Quindi il Signore, siamo negli ultimi tempi, e ha parlato. A chi ha parlato? A Israele. Benissimo. Dove sta la Chiesa? Negli ultimi tempi. Il Signore sta profetizzando. Dove sta la Chiesa? Parla di redenzione. Noi sappiamo che Israele, quando si accosterà al Signore nella grande tribolazione, vedi 144.000, bene. Negli ultimi tempi, soprattutto perché poi gli ultimi tempi iniziano 2000 anni fa, ma l'ultima ora, l'ora della mezzanotte, descritta in Matteo 25, è l'ora previo rapimento della Chiesa e inizio della grande tribolazione. Quella è l'ultima ora. Dove sta la Chiesa qua? Non c'è. Se tu vai in Daniele 9 dal 24 al 27, la famosa profezia delle 70 settimane, fino al verso 7, no? Sia qui che qui la Chiesa non appare. Questo è il passo che ci dice che la Chiesa, che la grande tribolazione durerà 7 anni, ne abbiamo già parlato in qualche video. La Chiesa non si trova né qua, perché non viene menzionata, né prima, perché qui prima era appunto l'epoca precristica, premessia. La Chiesa si trova qui in mezzo e sono 2000 anni. Non appare mai la Chiesa. Ma andiamo avanti. Se io vado in Geremia 30, perché invece portiamo piano piano. Geremia 30, verso 7, dice: oimè, lasso, quant'è pur grande quel giorno, quel tempo, significa ultimi giorni, non ne fu giammai alcuno pari, altrove dirà, non ve ne sarà un altro neppur simile. Questo è scritto un po' dappertutto, tra cui Matteo 24. Egli è il tempo della distretta di Giacobbe, ma pure egli ne sarà salvato. In quel tempo, in quel giorno, Giacobbe sarà salvato, e lo chiama distretta di Giacobbe. Chi è Giacobbe? Giacobbe è l'Israele non salvato. C'è la storia. Giacobbe, quando gli viene cambiato il nome in Israele, quando lotta con chi? Con Gesù, con il Signore, che quello lì significa nell'originale lottare con, cioè significa Israele, significa lottare con il Signore, ma può significare anche lottare contro il Signore. Non solo significa colui che lotta col Signore, ma può significare anche colui che lotta contro il Signore, anche se gli ebrei lo negheranno. E infatti oggi Israele sta
lottando contro il Signore. Contro, no con, contro. Poi a un certo punto lottano e poi il Signore gli cambia il nome in Israele. Questo ha un significato spirituale ed è anche una profezia, che oggi gli ebrei non sono Israele, sono Giacobbe. Giacobbe il soppiantatore, il ribelle, quello che non credeva in Dio, perché gli ha detto al Signore: se tu sei con me, se tu mi fai questo, se tu mi fai prosperare, se tu mi fai andare, se tu mi fai tornare, allora io darò a te monei, decima. Pensate, a proposito di quelli che vanno dicendo che la decima si trova nella Genesi. Tante sciocchezze. Quindi qui sta parlando della distretta di Giacobbe, non sta alla fine dei tempi, in quel tempo, ok? In quel giorno, eccolo qua, sta parlando della distretta di Giacobbe e non dice la distretta della Chiesa. La Chiesa non c'è. Alcuni fanno molta confusione perché dicono che la Chiesa deve essere purificata. Io non so dove vanno a prendere queste cose. E siccome la Chiesa deve essere purificata, per essere purificata deve passare la grande tribolazione. Ora, a casa mia, la Chiesa, scusate se sono ignorante, non viene purificata dalle persecuzioni, ma la Chiesa viene purificata, lavata, imbiancata per il sangue di Cristo. E mi sono segnati i passi, prima Corinti 6,11, seconda Corinti 7,1, Tito 2,14, Apocalisse 3,18, Ebrei 10,14, Ebrei 9,14, e vi potremo citare tutta la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse. La Chiesa è la sposa dell'agnello ed è stata acquistata col sangue dell'agnello, è stata imbiancata, purificata per il sangue dell'agnello. Dove vanno a prendere che la Chiesa deve passare per la grande tribolazione per essere purificata? Questa è la domanda del milione. Io non lo so dove lo vanno a prendere. Immagino che lo vadano a prendere uno su tutti. In Daniele 12, verso 10. Intanto qui sta parlando agli ebrei. Qui Chiesa non essere. In Daniele non c'è la Chiesa, Daniele e l'Apocalisse veterotestamentaria, la Chiesa non appare. Molti saranno purificati, imbiancati, posti al cimento. Ma gli empi opereranno empiamente, ognuno degli empi intenderà queste cose, ma gli intendenti le intenderanno. Ora, dal tempo che sarà stato tolto il sacrificio continuo, ecco quello che vi dicevo, il sacrificio continuo, e quando non è il sacrificio continuo di Daniele 11, quando fu con me tolto per via di Antioco Epifane nel 176 o lì intorno a quegli anni, ma sta parlando del sacrificio continuo che sarà tolto, l'abominazione della desolazione, l'ha detto Gesù in Matteo 24, si riferiva a questo, non si riferiva a Matteo 11, anche se Matteo 11, come già detto, profetizza, no, Matteo 11, Daniele 11 profetizza Daniele 12, gloria a Dio, perché poi la storia si ripete sempre, è scritto in Ecclesiaste 3,15 e 1,9, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nella metà dei 3 anni e mezzo l'anticristo viene, poi parleremo un po' di questo quando continueremo con la serie di Daniele. Sarà stata posta appunto l'abominazione desertante, appunto l'anticristo stesso che si siederà, lui, alcuni dicono maiale, no, lì è lui che si siede, quindi è Satana stesso, perché che si siede lì nel trono di Dio, nel terzo tempio vi saranno mille, quindi sta parlando, diciamo, del tempo della grande tribolazione. E qui dice che molti saranno purificati e imbiancati e poi dice posti al cimento. Sì, gli ebrei
nella grande tribolazione, e con la grande tribolazione saranno purificati. Gli ebrei sì, noi no, perché noi siamo purificati per il sangue di Cristo. Domanda. Forse penserai, finalmente, t'ho preso un castagna. No, non ho mai preso un castagna. Se mi fai finire, te lo spiego. Ovvio che gli ebrei, per essere purificati, devono credere in Cristo ed essere lavati col sangue di Cristo. Ma perché questo avvenga, caro amico che dici che la Chiesa passerà per la grande tribolazione, perché questo avvenga, perché loro accettino Cristo e siano purificati, l'unica maniera che loro, un popolo di collo duro, accettino Cristo e siano purificati col sangue di Cristo, lavati e imbiancate le loro vesti col sangue di Cristo, è quello di metterli al cimento e di farli passare per la grande tribolazione, perché sono un popolo di collo duro che non accettano Cristo. Allora il Signore gli permette di passare la peggiore delle tribolazioni, quale non ve ne fu mai una simile, non ve ne sarà un'altra simile, in maniera tale che così, quando saranno veramente posti allo sterminio, accettino Cristo e siano purificati. È l'unica maniera. La Chiesa non figura mai, ed è Israele che passerà la grande tribolazione per essere purificata. La Chiesa non la trovi mai nella grande tribolazione, caro mio, caro amico. Ecco perché c'è il grande contrasto, di questo già ne abbiamo parlato, queste cose che vi abbiamo detto fino adesso non le avevamo dette, ma di questo sì ne abbiamo parlato, Matteo 10, 23 e Apocalisse 13, c'è un grande contrasto. Matteo 10, 23 dice: quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Tradotto, ci saranno sempre nazioni e città dove non ci sarà la persecuzione. Ma se tu leggi Apocalisse, capitolo 13, non mi ricordo il verso, ma lo vado a cercare. Ecco qui. Ma le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. Parimente data potestà sopra ogni tribù, ogni lingua, ogni nazione, tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti bla 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 nel libro della vita, eccetera eccetera eccetera. Quindi nella grande tribolazione non ci sarà un solo posto, una sola città, un solo luogo, una sola nazione dove fuggire. Non ci sarà. Ma Matteo 10,23 ci dice di sì, perché dice appunto: quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Allora, forse la Bibbia mente? Forse la Bibbia presenta contraddizioni? No, non c'è nessuna contraddizione. Perché qui non c'è la Chiesa di Gesù Cristo, sono gli ebrei. E gli ebrei sono un'altra cosa. Alla Chiesa di Gesù Cristo è stato detto questo. Ma qui la Chiesa è stata tolta. La Chiesa è stata tolta, è stata rapita. Non c'è più. Ecco perché quando inizia la grande tribolazione, in Apocalisse capitolo 4-6, non troverai mai più la Chiesa sulla faccia della terra, la troverai sempre su nel cielo. Allora la domanda del milione è: ma chi sono i santi di Apocalisse, chi è la grande moltitudine di Apocalisse 7-9, quando dice costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione? Se tu noti bene, intanto stanno in cielo, intanto la grande tribolazione sta iniziando, e poi sono una folla incontabile, non si può
raccontare. E sono i martiri, ma no i martiri della grande tribolazione, perché i martiri della grande tribolazione non saranno centinaia e centinaia e centinaia di milioni, una cosa incontabile, assolutamente no. Mentre invece quelli sono incontabili. Chi sono? Sono i martiri della storia del cristianesimo. Solamente con le inquisizioni e le crociate, dice la storia, che sono morti circa 60 milioni di cristiani. Il che significa che se la storia ti dice 60, moltiplica per 2, 120 milioni. Per non parlare di tutti i martiri che sono morti nei primi 350 anni, quando la Chiesa è cominciata. E lì sono decine di milioni. Tutti i martiri che sono morti in questi 2000 anni sono centinaia di milioni. Una folla incontabile, che essendo stati martirizzati non sono venuti da una piccola tribolazione o una tribolazione, ma da una grande tribolazione, cominciando dall'apostolo Paolo, che è stato lapidato, che è stato battuto, che è stato messo in galera, che è stato torturato. E ha passato una grande tribolazione, un grande travaglio. Tutti quanti gli altri cristiani, quando venivano buttati nel Colosseo di Roma, le mamme venivano buttate ai leoni con i bambini loro in braccio, e i leoni, ci sono delle foto raccapriccianti, quando si vede nella foto il leone che strappa dalle mani della mamma il proprio figlio. Ah, non è una grande tribolazione questa? Non lo so cosa vuoi chiamare tu grande tribolazione. Cristiani torturati per Cristo, la storia del protestantesimo, di tutta quell'epoca là, i Mennoniti, gli Anabattisti e tutti quanti gli altri, gente che gli strappavano la pelle, bruciati vivi. E non è la grande tribolazione questa? Centinaia di milioni di martiri, una folla innumerevole, non è una grande tribolazione? All'inizio poi dell'Apocalisse troviamo questo, nel capitolo 7. L'anticristo per la prima volta lo vediamo apparire nel capitolo 6, verso 1, colui che cavalcava il cavallo bianco, che alcuni pensano che è il Cristo. Ne abbiamo già parlato, vedi il video sull'anticristo, è una sciocchezza. Queste sono solo alcune cose che i cristiani hanno dovuto subire. E tante, tante altre cose che ci fanno capire che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. E voi volete dire alla Chiesa che passerà per la grande tribolazione l'altro svitato, perché è uno svitato, Sor Giuseppe, che dice: vendete tutto, andate in Sud America. Uno mi ha scritto: sì, è vero che in Sud è qua, perché io gli ho detto in Sud America c'è la peggio delinquenza del mondo. Dice: ma la delinquenza sta dappertutto. Ma infatti, chi è romano, no? E va a mezzanotte a farsi una passeggiata a Via Veneto, rischia quanto se va a farsi una passeggiata a Tor Bella Monaca. Per dire, oh, la stessa cosa. È così, eh? È come se tu stai a Palermo,
vai a farti una passeggiata in una delle zone più tranquille, è la stessa cosa che se vai a farti una passeggiata a mezzanotte allo Zen, per farti un esempio. È uguale. Se tu vai nel Salvador, San Salvador, che ci sono las maras, e che quando una donna dà luce, arrivano loro, las maras, Mara 18, la MS, vengono e ti dicono tra 8 anni, quando il bambino avrà 7-8 anni, ce lo venimo a prendere noi. È la stessa cosa che qua in Italia, giustamente, la delinquenza c'è dappertutto, certo, no, ma intelligenti. In Sud America c'è la peggio delinquenza del mondo, e questa andrà in aumento, e Sor Giuseppe ti dice: andate in Sud America che state tranquilli. Ma lui non lo impone, vorrebbe vedere. Dice, lo consiglia, lo insegna. Insegna dottrina satanica. Volete passare qui la grande tribolazione? Ma accomodatevi. Tra l'altro anche antitrinitario, c'ho il file. Ah, eccolo qua. Questo è il file dove lui nega la Trinità. Se qualcuno lo vuole, glielo mando. Tra l'altro, antitrinitario. Allora. Ah, giustamente voi non state a vedere il desktop, quindi non avete... Va bene, fa niente. Bene, cari amici, questo è stato il video. È stato un video, oltre che di insegnamento, anche di apologetica. Ecco perché il tono è acceso nel senso buono del termine, nel senso di franco. Noi, gloria a Dio, la difendiamo duro la parola di Dio. Non è che andiamo... Gloria a Dio, alleluia, anche... Quando mai Giovanni e Battista gli andava a dire alla gente, razza di viperino, ma di che? Giovanni diceva viperino, razza di vipere, ravvedetevi, apostati, apostoli falsi, ravvedetevi. Non hai amore, non hai amore, ecco bravo, non c'ho amore. Vai. Bene, cari amici, grazie per averci seguito fin qui. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti. Buona tribolazione a tutti quelli che state aspettando l'Anticristo e noi che aspettiamo il Cristo vero. Molto presto il Signore suonerà la tromba. Se il Signore vuole, se non ci rapisce prima, che a molti dà fastidio questa frase, se non ci rapisce prima, se il Signore vuole, ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom.